Gamberi, lascerei ora la parola ad Antonio Baruffi della sezione Ampi Alta Valle del Reno per il suo intervento. Buongiorno a tutti, signor Sindaco, autorità, cittadini. Ma mi fa molto piacere essere qui assieme a questa comunità che è costantemente attiva, costantemente attiva. Io ho cominciato a conoscerla un po' poco tempo fa. Ecco, e bene ha fatto la Fontechiara proprio a mettere assieme un'opera d'arte con questa giornata. È veramente una chicca, nel senso che l'opera stessa è legata veramente alla nostra storia italiana, ma è legata anche a valori molto importanti. E qui ci sarebbe da dire tanto che cos'è la nostra grande giornata del 2 giugno, però penso che col sole, eccetera, diventa perché è un percorso. Il problema è questo, che la Repubblica è nata non dal giorno alla sera al giorno dopo, ma è un percorso lunghissimo che parte dal 1848, quindi non posso dare tutti i passaggi, però là c'era il Risorgimento, allora le persone si muovevano, volevano un'Italia veramente unita, tutto proprio l'Italia dal nord al sud unito. E beh, ci fu però non solo i moti carbonari, ma poi anche la prima guerra mondiale, ma poi la seconda guerra mondiale, che la cosa che mi viene da dire è che tutte le guerre sono atroci, tutte le guerre sono atroci, le guerre anche di oggi, proprio che si svolgono oggi. Noi siamo qui a parlare tranquillamente perché abbiamo un'Italia fatta in un certo modo, ma ci sono situazioni di guerra veramente orribili. Ecco, che cos'è che è importante capire da questa giornata veramente per noi primaria della festa del 2 giugno? Il 2 giugno 1946 furono chiamati tutti i cittadini e fu la prima volta che tutte le classi sociali poterono votare, ed è la prima volta che votarono le donne. E quindi ecco, ci sono dei particolari molto importanti. Una volta che è stato fatto il suffragio universale, ecco che vinse con una votazione la democrazia. Noi qui oggi ci troviamo per proprio inaugurare un'opera che è strettamente legata proprio ad un libro molto importante, che io chiamo il libro sacro della laicità, ed è la Costituzione. La Costituzione, per essere stata creata, è partita dalla fine della Seconda Guerra Mondiale con la vittoria dei movimenti patriottici partigiani assieme agli alleati americani. Poi noi qui, come ha detto il sindaco, siamo stati una zona importantissima, da Vergato fino al Corno alle Scale. Proprio qua c'era la linea gotica che partiva sì dall'Adriatico al Tirreno, ma questa zona è stata particolarmente importante per fatti che sono accaduti, e abbiamo capito proprio come le guerre sono tutte atroci. Ecco, il fatto poi di aver vinto il 25 aprile 1945 la Seconda Guerra Mondiale, da lì ha permesso che nel 1946 ci fosse questa elezione che, come ho detto, tra monarchia e repubblica, e vinse la monarchia. Ecco, noi oggi mi fermo qui, ma vi do consigli, cioè date molta importanza a questa giornata del 2 giugno. Eventualmente ognuno di voi può andare a vedere punti importanti. Ecco, noi oggi siamo qui proprio a inaugurare un'opera che devo dire che è vicinissima all'articolo 11 della Costituzione, perché la nostra Costituzione, che forse esagero io, ma per me è la più bella al mondo. Io, scusate se dico questo, ma insomma ci credo, la nostra Costituzione è veramente bella e teniamola molto cara. Ecco, e noi ci troviamo che qui proprio oggi l'articolo 11 viene concretizzato dall'opera dell'artista Alfredo Marchi, che non conosco, l'ho visto adesso di sfuggita, ma vorrei poi stringergli la mano, oppure purtroppo dare il gomito, che non è molto bello, ma insomma. Ecco, quest'opera è un'immagine veramente interessante, perché ha un fucile che ha la canna
annodata, poi ha due mani, ma quelle due mani possono essere interpretate in molti modi, ma io le vedo come mani pulite, sono mani pulite, aperte, che vogliono dire non faccio la guerra, che vogliono dire semmai facciamo la pace, e quindi questa opera è strettamente vicina al giorno di oggi, è strettamente vicina all'articolo 11 della Costituzione, perché lì l'articolo 11 dice l'Italia ripudia la guerra. Non è che dice l'Italia si mette a discutere se fare la guerra, no, non entra neanche in un tavolo di lavoro. L'Italia ripudia la guerra, l'Italia vuole la pace, e questa opera che adesso andremo a vedere ci dice proprio questo, ci dice mai più guerre ma pace. Ecco, io assieme all'associazione Fonte Chiara e penso a tutti voi mi permetto di fare i miei complimenti all'artista Alfredo Marchi, perché ha veramente realizzato un'immagine artisticamente efficace. Ecco, io mi fermo semplicemente qui e concludo col dire viva la Repubblica Italiana. Grazie anche al Presidente Baruffi, quindi direi dopo i doverosi saluti, i doverosi interventi di tutte le autorità. Allora, vai al sindaco che è più pratico. I bambini hanno più forti. Ok. E ora?